Benvenuti e bentornati su Swish Your Channel. Anche questo mese vi abbiamo rotto le scatole sui social network cercando di farvi domande abbastanza rompiscatole per l'appunto. Ma veniamo subito a noi, eccoci qua. Dopo la sigla partiamo col programma. Ne verranno fuori tante verità. Eccoci qui, da detratto, le nostre domande le abbiamo fatte e adesso le leggiamo. Bene, noi adesso cosa partiamo? Ah, bella, questa qui. Qual è il tuo programma preferito? Allora, iniziamo magari dal dire che un programma televisivo non è una rete televisiva. Lo sapete, vero? Sì, bene. E infatti qualcuno ci ha risposto: Swish Your Channel. Va bene, grazie, vi ringrazio. Che bello essere nominato su Ask, bene. Ma non siamo un programma televisivo, solo una rete. Anche Dimax è una rete, non è un programma. Ma passiamo a quelli normali, va là. Allora, non ne ho uno, ma mi ispira un fottio Gotham. Bene. American Horror Story, ma mi piace moltissimo anche Breaking Bad e seguo Teen Wolf e Pretty Little Liars. Oh, uno te ne ho chiesto, quanti me ne dai? Vabbè. Poi, che colori ti piacciono? 5 colori voglio sapere. Allora, il primo mi risponde arancione, nero, verde, blu, rosso, il secondo blu, azzurro, grigio. Vabbè, insomma, tutte le risposte così. Abbiamo fatto una classifica e tra i giovani vengono fuori che il blu ha al primo posto il colore più amato, secondo a pari merito nero, verde, rosso e terzo azzurro. Insomma, blu, nero, ammazza che negativi, vabbè, non tocca a me giudicare, vabbè. Allora, ti piace la tua scuola e gli insegnanti? Aia, domanda dolente, vabbè. Allora, non c'è male, ma per il momento quella d'inglese mi sta leggermente in culo. Va bene. Non mi piace, ma in poche parole, quella che fa meno schifo. Gli insegnanti, vabbè, sono uno più folgorato dell'altro. Scuola abbastanza, insegnanti per niente. No, questo non lo posso leggere. Poi vediamo questo. Ormai, che cazzo è un... Mi hanno scritto un poema, poi io ti ho chiesto. Ormai sono in quarta e allo beep. Finora mi sono sempre trovato benissimo. Cosa si vince? Che quello che non piace della scuola sono i professori. Avete risposto al bando del governo? Bene. Avete scritto che i professori non mi piacciono? Bene. Tanto non ve li cambiano, quindi ciao. Va bene. Poi, ieri ti ho visto con Perla o con Vix, dipende da se sei maschio o femmina, a sbaciucchiarti. Allora, questa l'abbiamo fatta per farvi incazzare o farvi incazzare i vostri fidanzati. Ci siamo riusciti? Boh, non lo so. Non ho visto morti nel frattempo, ma vabbè. Allora, questa è una domanda speciata, una risposta speciata. Allora, uno, non sono quasi mai in centro. Due, chi cazzo è Perla? Tre, perché usi il termine sbaciucchiarsi? Perché? 4. Sei geloso o geloso di qualcosa che non credo di aver fatto? E tu c'hai un po' la puzza sotto il naso? No, vabbè. Poi, chi è Bix? Ieri non ero in centro. Ieri non ero in centro. Non so chi cazzo sia sta Perla. Perla di saggezza? No, sono due mani. No, scherzo. I nomi li abbiamo decisi noi perché stavamo cinciorando qua e Vix sapete che cos'è, un medicinale, mentre la Perla è una marca che chi lo sa. Vabbè, possiamo perdere. Andiamo a sapere quanti profili web hanno i giovani. Vabbè, hanno risposto in molti. Quello che abbiamo più o meno capito è che tutti hanno Facebook, Twitter, Ask, Instagram. SoundCloud, Instagram, no, l'ho già detto, vabbè, insomma ne hanno un fottio. Poi vabbè, una ne riassume tutto il concetto: 147.026,5 periodico 826. Oh, che è sta roba, vabbè, spero che non ce li abbi veramente perché sennò diventi scemo a controllarli tutti, ma vabbè.
Adesso voglio vedere caso. Mi rapiscono. Ah, vabbè. I rapitori mi lasciano usare Ask con l'anonimo. Chi è che mi salva? Beh, poi salvati popolo intanto, comunque vabbè. Allora, mi hanno rapito. Signori, questa è epica. Lasciate andare questo povero anonimo. Ho fatto quel che potevo, scusa. Grazie. Mi hanno rapito, aiutami. Certo. Mi hai ammazzato, amico. Oh, e che so. Poi che cos'è? Credo che uno avresti culo perché i tuoi rapitori sono così coglioni da lasciarti il telefono. Due, saresti coglione tu ad usarli per scrivere su Ask e non salvarti. Tre, sei simpli e sai. Io volevo un anno. Bastardo. Va bene. Poi... andiamo avanti con la prossima. Se ti dico giovedì ore 19.30, cosa pensi? C'è il telegiornale alle 19.30? No, nessuno me l'ha detto, vabbè. Allenamento. Epica. A giovedì ore 19.30. Va bene. Allenamento di Giacomo. E che cazzo è Giacomo, vabbè. 19.30 nulla, ma 18.30 mi dice ciao Elena, ci vediamo domani. Oh, che so, tobi. Vabbè, mi hanno scambiato per tutti tranne che per me, vabbè. Ora come ora non mi viene in mente niente, ma sono ad allenamento, quindi sicuramente sarà qualche impegno di cui mi dimenticherò. Bravo. Scriveteli, no. Che telefono hai? Allora, abbiamo fatto anche qui una media perché ci hanno risposto in molti, quindi abbiamo capito, a parte che bene o male sono quasi tutti la stessa, a parte una risposta fantasiosa che è uno di merda, quello della Vodafone che non so come si chiami. Pronto polizia, ho perso il telefono, mi dica sulla sua marca. Ah, non lo so, uno di merda che della Vodafone. Ah beh, grazie. Tranquillamente te lo trovano, vabbè. Comunque viene fuori che la Samsung è quella preferita da tutti. Poi abbiamo fatto una domanda così per sapere com'era, chi mi rispondeva bene, perché è ovvio che io ho scritto un nome in arabo a caso, ho fatto con la tastiera, non significa niente, sappiatelo, però gli ho chiesto, conosci uno che si chiama non lo so, e è un collega di mio padre. Ah, davvero, sai mentire molto bene. Sì sì, è il mio kebabaro di fiducia, 4,50€ mangi una settimana. No, mi spiace, nessuno del genere, non so neanche come si potrebbe pronunciare. Beh, almeno uno sincero in questo cavolo di... che tu ti provi a dirmi chi sia, ma vabbè. Ma che cazzo? Qua mi mette una foto, certamente, il mio bisnonno italo-africano, certo, chi non ha un bisnonno italo-africano. Poi, no, mi dispiace, 1, 2, 3, 4. Uffa, io lo sai, però. E ultima? Sì, sì, perché? Ma perché, perché? Ma perché mi fate sempre domande? Cioè, io ti ho fatto una domanda, tu mi devi dare una risposta, quante domande vuoi che ci facciamo? Vabbè, anche questa settimana abbiamo finito con le nostre stupidissime domande. La prossima settimana ci rivediamo con i rompicapo, che faremo anche su Ask. Abbiamo già iniziato a farli, nessuno per ora sta rispondendo in maniera corretta, ma chi se ne frega, noi ci piace vedere come rispondete e ridere un po'. Bene, grazie per averci seguito, ci vediamo giovedì con il telegiornale di Zwischen Channel. Arrivederci.